Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Sono stata un pochino assente in questi ultimi tempi e mi faccio perdonare con questo dolcetto. Allora, qui ho preparato tutti gli ingredienti, questo è il burro a temperatura ambiente, quindi è ammorbidito, zucchero a velo, farina, zucchero semolato, le uova che ho separato dagli albumi. Questo è cioccolato fondente al 70%, marmellata di albicocche, poi ci vorrebbe la vaniglia, le bacche, ma io metterò la vanillina. Allora metto in una ciotola il burro con lo zucchero a velo e vado a sbattere con le fruste elettriche. Allora, la Sacher è una torta molto famosa. Adesso farò questa variazione, farò questi quadrotti, li prendo sempre quando vado al bar, sono buonissimi, quindi voglio provare a rifarli. E mi sono basata sulla ricetta di Ernest Knam, un pasticcere molto famoso tedesco, però che ha il suo lavoro a Milano, la sua pasticceria. Bene, vado a montare bene il burro con lo zucchero a velo. E volendo si può fare con la planetaria, ma io preferisco usare le fruste. Ci aggiungo il sale, vedete, è una dose minima, e se volete raddoppiate la dose. Questa dose serve per fare una torta non molto grande. Allora, una volta montato bene, comincio ad aggiungere i tuorli in due o tre volte e continuo a montare molto bene. Poi nel frattempo ho sciolto il cioccolato fondente, poi vi faccio vedere come. L'ho sciolto però non superando una temperatura. La temperatura di 55 gradi, questi sono consigli del pasticcere, del maestro che ho seguito. Allora, qui vedete bene, sta montando. Ecco qua. Sì, il recipiente ci voleva un pochino più piccolo, un po' troppo grande forse per questa dose. Allora, ecco qua il cioccolato, quindi mi misuro la temperatura perché non deve arrivare a 55 gradi, meglio che non li superi. Quindi a bagnomaria sì, ma non deve essere proprio liquidissimo. Questo perché poi quando lo mettiamo magari fa sciogliere il burro che abbiamo montato. Quindi lo lascio appena un pochino raffreddare prima di metterlo nell'impasto. Allora, giro un altro pochino. È importante montare bene le uova con il burro e lo zucchero a velo. Ok. Pulisco bene le fruste e adesso inserisco il cioccolato che nel frattempo si è raffreddato un pochino, ma non importa se è caldo, come ho detto, non deve essere caldissimo. Quindi metto prima un po' di cioccolato e giro. Questa torta la trovo tantissimo in Alto Adige, quando vado in vacanza in tutte le pasticcerie, perché è una torta austriaca. Quindi molto molto famosa al nord, ma si fa anche da noi in tutta Italia. Per chi ama il cioccolato è buonissima. Allora, ho finito di mettere il cioccolato, come vedete, continuo a girare, pulisco un po' la ciotola e il primo impasto è pronto. Adesso, pulite le fruste, vado a montare gli albumi, scusatemi, gli albumi. E come dice il maestro Knam, bisogna prima montare un pochino,
prima di mettere lo zucchero e poi bisogna arrivare, non montare a neve ferma, bisogna arrivare al 70% di montatura con gli albumi, questo perché gli albumi poi continuano a crescere quando si va in cottura. Altrimenti se li montiamo, io ho sempre montato a neve ferma quando faccio queste torte, però adesso voglio seguire il consiglio del maestro e vediamo come viene, se viene soffice, perché questo perché questa torta, al contrario di come fanno alcuni, non va assolutamente bagnata con acqua e zucchero e liquore come di solito qualcuno fa, ma ci va messa soltanto la marmellata dentro. Quindi dobbiamo cercare di farla venire molto soffice. Allora, qui avete visto, ho finito di mettere lo zucchero semolato e frullo, monto ancora un pochino. Ci siamo quasi. Vedete, ecco, non scrive, però sono quasi pronti, quindi non monto a neve ferma, ma mi fermo al 70%. Ok, adesso vado a mettere un po' per volta gli albumi all'impasto e metto anche la farina che andrò a setacciare, io la setaccio, setacciatela prima o mentre la mettete così come farò io. Metto un altro pochino di albumi. Ok, e giro piano, vedete, non faccio smontare, giro con la spatola da sotto in sopra, in questo modo. Quindi setaccio un po' di farina, alterno farina ed albumi. Ok. Continuo. Naturalmente io non sono una pasticcera, quindi mi sono studiata bene questa ricetta perché avevo proprio voglia di fare questi quadratini. Io faccio il pane, quindi magari qualche piccolo errore. Allora, metto questo contenitore, questo suolo piccolino, quadrato. Naturalmente adesso vi metto le misure se volete fare una torta intera. Invece per i quadratini userò questo quadrato rettangolare. Forse se era quadrato era meglio. E ci metto l'impasto. Vedete, non è molto. Però poi in cottura si alzerà, lo livello un pochino. Ok, vedete è molto bassino, spero proprio che aumenti di volume. La Sacher non deve essere altissima, almeno io la preferisco non molto alta. E qui ho preparato gli ingredienti per farcire con la marmellata e per fare la ganache. Nel frattempo la torta si sta alzando, meno male. Ci vorranno 20, scusate, dai 30 ai 40 minuti, poi ve lo scrivo sopra. Bene, la faccio un pochino raffreddare prima di tirarla fuori, ma viene fuori facilmente. Intanto mi preparo la panna con il cioccolato per la ganache. Ecco, vedete, l'ho girata, l'ho lasciata, vedete che è cresciuta comunque. Forse il contenitore doveva essere un pochettino più piccolino. Allora, qui ho portato ad ebollizione la panna, poi l'ho tolta dal fuoco e ci butto dentro il cioccolato, fatto a pezzetti perché altrimenti non si scioglie bene. E io ho usato un cioccolato fondente extra al 70%, quindi sono dei blocchi grandi, l'ho ritagliati con il coltello e giro per benino fino a sciogliere bene il cioccolato. Forse 200 grammi era anche troppo, la vedo bella liquida, poi vediamo. Allora, adesso devo ritagliare a quadrotti
la base, quindi mi prendo un po' di misure, faccio tre strisce perché è rettangolare, forse anche per questo era meglio quadrato, e poi mi regolo sopra e taglio. Vabbè, se volete prendete le misure con una squadra, qualcosa, altrimenti così ad occhio, tanto più o meno, insomma, dobbiamo farli un po' regolari, no? I bordi magari poi li aggiustiamo. Come avete visto, io non ho tolto la pellicina perché non è talmente morbida che anche sopra va bene così. Però se vedete che è troppo croccante sopra, togliete la parte croccante. Allora, io sto procedendo così, apro ogni quadrotto, lo allargo in modo che poi ci vada a mettere la marmellata, però poi alla fine, riflettendo, potevo anche aprire tutta la base, mettere prima la marmellata dentro a metà e sopra e poi ritagliare. In quel modo sarebbero forse venuti un pochino più precisi. Quindi la prossima volta farò così. Qui provo a farne uno a vedere come viene con la ganache. Quindi ci verso sopra la ganache, vedete? Adesso provo con uno, poi continuo a mettere la marmellata. Trovate voi il modo, ecco, anche così prendendole in mano, forse è meglio, siamo più comodi. Quindi la mettete al centro, rimettete il pezzo sopra e poi mettete ancora marmellata sopra, scusatemi l'inquadratura. E la marmellata andrebbe spalmata anche ai lati, se ci riuscite. E poi mettiamo la ganache ancora calda sui quadrotti. Certamente la torta intera è più semplice, per i quadrotti ci vuole un pochino più di attenzione, perché vedete dobbiamo bagnarli bene anche ai lati con la ganache. Poi sbattiamo un pochino, io ho messo questa gratella, se avete una gratella alzatorta è molto meglio. Però visto che mi sembra che sono 12, sì, 12. Quindi cerchiamo di mettere anche il cioccolato ai lati, anche se cade un pochino, se si spreca un po', non fa niente. Ok, appoggiamo in frigo con tutto il vassoio. Intanto che si raffreddano i pezzi, mi sono sciolta un po' di cioccolato fondente, deve rimanere un po' duretto per fare i disegnini. Quindi non proprio liquido, oppure lo faccio raffreddare un pochino. E adesso a disegnare una S sopra, a fare qualche disegnino. Ragazzi, non sono una pasticcera, quindi è la prima volta che faccio questa cosa. Io impasto il pane, che è tutta un'altra cosa, però mi piace ogni tanto divertirmi con queste delizie. L'aspetto è bello, non sono molto precisi perché dovevo fare quella cosa, tagliare la torta intera per mettere la marmellata e poi ritagliare. La prossima volta farò meglio. E adesso ne assaggio subito uno. Ragazzi, è morbidissimo. Mamma mia, com'è morbida. Buona, veramente buona, forse più buona di quella che prendo al bar. Non me ne voglia Luigi del Bar Bernini, sono veramente morbide, poi appena fatte così sono squisite. Bene, ragazzi, io vi invito a condividere il video, a provare, perché vedete se l'ho fatto io, saprete farlo anche voi. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Adesso provo con uno, poi continuo a mettere la marmellata. Trovate voi il modo, ecco, anche così prendendole in mano, forse è meglio, siamo più comodi.